uno dei tanti motivi del successo di Diabolik. Sono 52 anni che esce in edicola, 850 episodi alle spalle e uno nuovo tutti i mesi, pensate. E sicuramente il suo rapporto con la realtà. A differenza di altri fumetti, anche realistici, Diabolik vive in un mondo che è come il nostro. I criminali che lo popolano non sono i jolly della situazione, ma sono i contrabbandieri, i narcotrafficanti, i politici corrotti, perché no? E quindi la sensazione del pubblico e dei lettori è di vivere un personaggio che sta nel mondo attorno a loro. Anche se Clerville è un nome di fantasia, la città che è teatro delle sue gesta, in realtà è come Milano, o se vogliamo Parigi, o Barcellona. E questo fa sì che nella sua storia, nella sua lunga storia, abbia continuato ad avere un rapporto abbastanza stretto con la realtà dei quotidiani che leggiamo. Non a caso, Diabolik e la cronaca nera hanno un rapporto stretto. Le Giussani stesse, le creatrici del personaggio, ammettevano di trarre ispirazione forse più dalle pagine di cronaca nera, appunto, dei quotidiani che non dai libri o dei film o dei telefilm. Per questo motivo ho trovato molto interessante l'idea della collana Nero su Nero, una collana dedicata alla cronaca e a come fatti simili di cronaca siano stati interpretati nel fumetto. È nato un prodotto editoriale totalmente nuovo, totalmente unico nel panorama dell'editoria fumetti italiana, dove un personaggio per la prima volta mischia le sue avventure con quelle della realtà. Abbiamo creato un prodotto che parte da un'analisi di un fatto di cronaca, da una parte dove si introduce le storie a fumetti che in qualche modo hanno un legame col fatto di cronaca, e abbiamo chiuso con una rubrica che parla del noir a fumetti firmata da Fabio Liccari. È un prodotto, per essere nuovo, deve essere nuovo fin dalla prima pagina, anzi, trattandosi di un libro, dalla copertina. I nuovi autori della nostra collana sono Gabriele Dell'Otto, Corrado Mastantuono e Manlio Truscia. Quando affronto un nuovo lavoro, sia in campo editoriale sia in altri campi, sempre riguardanti appunto l'illustrazione, mi cimento con il progetto in maniera singolare. In questo caso, ad esempio, la creazione della copertina di Diabolik avviene in due fasi. La prima, appunto, di ricerca del materiale iconografico, anche del fatto di cronaca, e in seconda battuta della figura dei personaggi che vanno inseriti all'interno della copertina. A questa fase di layout, naturalmente, del tutto progettuale, poi segue la fase pittorica. Una delle cose fondamentali è stato l'approccio e la ricerca iconografica del Diabolik, quello classico, quindi mi sono studiato tutto quello che era l'illustrazione e il fumetto inerente al personaggio per cercare di farlo il più possibile mio prima di affrontare, diciamo, la mia rivisitazione o comunque la mia interpretazione del personaggio. Io credo che questa collana darà una nuova visione, o meglio, obbligherà anche chi non ha mai letto il fumetto e conosce Diabolik solo di nome, a scoprirne questo lato di realtà, di rapporto con il mondo che ci circonda, che è poi uno dei suoi punti di forza.